Ciao a tutti, sono Matteo dalla Di Mano in Mano di Cambiago e benvenuti o bentornati per questa nuova edizione delle novità settimanali. 10 articoli che vi presentiamo in anteprima e che andranno sul sito la prossima settimana, una promo finale che trovate nelle occasioni nel nostro sito internet e la sorpresa, come al solito, di una persona che lavora con noi. Sorpresona oggi. Allora, alcune cose prima di iniziare. Sta terminando l'evento anticontemporaneo nel nostro negozio di Milano in Viale Spinasse. Inizierà martedì invece la parte dedicata al design. ABC Design è il nome che abbiamo dato e ci saranno 25 icone del design che presenteremo. Oltre a questo, tutte le cose che vedrete oggi sono già acquistabili, quindi mi contattate per qualsiasi informazione, per eventuali preventivi di restauro, tappezzeria, eccetera, eccetera. E lo sono contattandomi al 351-690-4263. O ad assistenza clienti @dimanoinmano.it. Mi sono dimenticato qualcosa, ma ve lo dico nel prossimo articolo. Partirei oggi con questo. Carrello TV Gallotti Radice anni 80. È in alluminio anodizzato e vetro, con ruote, come potete vedere, scorrevoli ed è in buone condizioni. Le misure sono 50 cm di altezza, 94 di larghezza e 41 di profondità. Il suo prezzo è di 280 euro. Ci trasferiamo in Olanda per questo Comò Demilun dell'ultimo quarto del XVIII secolo, periodo neoclassico quindi, tra il 1765 e il 1790. È l'astronato in noce e radioca di noce, presenta tre cassetti sul fronte, maniglie in bronzo dorato e piedi torniti. Il piano, il fronte e i lati sono decorati da riserve in noce, mentre gli interni, ve li faccio vedere, sono in abete. Dunque, questo cassettone è in buone condizioni. Chiaramente, per qualsiasi altro prodotto che vedete e avete bisogno di un preventivo di restauro, contattatemi senza problemi, che abbiamo un laboratorio interno. Ve lo ripeto, ve l'avevo già detto, ma per chi è nuovo è giusto che lo sappia. Vi lascio le misure, che sono 79 cm di altezza, 115 di larghezza e 67 di profondità. Il suo prezzo è di 1.650 euro. Per il nostro terzo articolo passiamo a questo mobile buffet anni 20-30 di produzione italiana. L'abbiamo aperto così potete ammirarlo in tutte le sue parti. Dunque, presenta un'alzata e specchio, antebattenti e cassetti sottopiano. I materiali sono legno impiallacciato radica e legno impiallacciato noce. Le misure sono 97 cm di altezza al piano, 184 cm di altezza massima, quindi compreso la parte dello specchio, 252 cm di larghezza e 59 di profondità. Il suo prezzo è di 580 euro. Illuminato da questa luce divina c'è il nostro inginocchiatoio in noce, italiano dell'inizio del XVIII secolo, con piano poggia ginocchi apribile. Eccolo qua, antina sul fronte, anch'essa apribile, e cassetto sottopiano che con questa chiave apre l'ultima parte. Le sue misure sono 92 cm di altezza, 68 di larghezza e 57 di profondità. Il suo prezzo è di 430 euro. Ecco una delle altre zone inesplorate del nostro magazzino, cornici e specchiere. Vogliamo presentarvi oggi, la stiamo già inquadrando, questa specchiera in stile italiana della fine del XIX, inizio XX secolo, intagliata a pastiglia con motivi e festoni di gusto neoclassico. È interamente dorata. E le sue misure sono 102 di altezza, 120 di larghezza e 6 di profondità. Il suo prezzo è di 630 euro. Articolo fuori programma perché siamo spostati in negozio, ma mi ha rubato l'attenzione questo mobile che è già sul sito, quindi non sto a presentarvelo. È un mobile credenza anni 50, completamente restaurato, secondo me è meraviglioso. Andate a guardarvi le foto, le misure, per qualsiasi cosa mi contattate. Ma torniamo ai nostri prodotti novità e andiamo su questi 20 piatti che arrivano dalla Danimarca. Sono un gruppo di 20 piatti in porcellana bianca Royal Copenhagen con decori nelle varie tonalità nel blu. I piatti sono di diverse annate, dopo ne guardiamo qualcuna, e i decori presentano scene a tema natalizio. Il marchio della manifattura è sotto la base, facciamo vedere uno,
E mi sembra anche un simpatico regalo, non so, possiamo cercare qualche anno, vedi tutti che hanno 6, 96, avevo trovato prima e adesso l'ho perso, e lui, eccolo qua, il 1983 che è il mio anno non c'è, sono troppo vecchio, peccato, però mi sembra un regalo carino anche perché il loro costo è di soli 210 euro. Siamo sempre in negozio per il prossimo articolo. Questo baule cinese in cuoio laccato e dipinto nella Cina del XX secolo. Il piano è dipinto con scene di vita quotidiana, tipico del gusto orientale. Il fronte e i lati sono ornati da motivi in cartapesta, intagliata e dorata. Le maniglie laterali, poste in elementi florali dipinti, e il cuoio è applicato, scusate, sulla struttura linea. Poggia su una base in legno esotico, eccola qua, e adesso togliamo questo che facciamo vedere anche l'interno, in buone condizioni, non ha bisogno di particolari restauri. Le sue misure sono 41 cm di altezza, 75 di larghezza e 48 di profondità. Il suo prezzo è di 830 euro. Allora passiamo al prossimo articolo, abbiamo questa Sì, cassapanca. ma Matteo dov'è? Ma Quanto si sta bene nelle casse panche? Fantastico. Vabbè, come avete potuto vedere, il nostro collega di oggi è Andrea Brivio. buongiorno, mi presento, sono Andrea appunto, responsabile del magazzino e venditore esterno anche al sabato, qualche cliente mi conoscerà. E oggi vi presento un po' quella che è l'attività del magazzino, in particolar modo dalla prossima settimana abbiamo un evento a Milano, ABCD Design si chiama, e l'attività che c'è all'interno del magazzino è complessa. Sembra tutto facile da fuori, in realtà anche nella giornata di oggi abbiamo un bilico che sta entrando nel magazzino, ne abbiamo un altro che dobbiamo caricare pieno di libri. Insomma, di materiale, di merce anche più svariato ogni giorno qui ne passa e Lo passano, come confermo. potete vedere, sempre anche nei video pezzi unici e molto particolari dove non è che con il muletto si riesce a spostare, tutto viene spostato a mano ed è una lotta continua al centimetro all'interno del magazzino. Abbiamo appunto 5.000 metri quadri di spazio, ma quello non basta mai. E l'attività del magazzino è proprio questa, trovare spazio e in particolar modo gestire la logistica interna, appunto degli arrivi e del carico e dello scarico, anche delle spedizioni, come appunto facciamo imballi su misura, casse. Questo è un po' nel complesso tutta l'attività del magazzino. Se avete altre domande per quanto riguarda il magazzino, oltre agli eventi di magazzini aperti che ci sono appena stati qualche settimana fa, l'invito è proprio quello di venire nel negozio e chiedere di più ai nostri venditori che vi porteranno all'interno di questo museo. Io dico sempre: non è un magazzino, ma è un museo, perché trovare un posto simile, non dico in Italia, ma nel mondo non c'è. Quindi siamo molto fieri del nostro magazzino e vi invitiamo tutti i clienti a venire in negozio, non solo per vederlo, ma poi anche per ammirare e eventualmente acquistare la merce bellissima che abbiamo. A te, Matteo, vi saluto. Buona giornata. Beh, oltre come avete potuto vedere, a luogo comodissimo dove riposare, questa cassapanca può avere altri utilizzi. Ve la presento. Allora, una cassapanca italiana dell'inizio del XVIII secolo, in noce, sorretta da piedini a mensola, che sono stati sostituiti nel tempo. Il fronte è ripartito da finte lesene intagliate. Presenta qualche restauro, giustamente ha i suoi anni, quindi è stata restaurata in qualche punto. L'altezza è di 62 cm, la larghezza è di 171 e la profondità di 57. Il suo prezzo è di 570 euro, Matteo escluso. Ultimo articolo di oggi, lampada a soffitto di produzione italiana a 5 cadute, anni 70. È in alluminio smaltato, ottone e vetro. La sua altezza è di 155 cm, il suo diametro di 29 e il prezzo a cui lo proponiamo è 580 euro. Concludiamo con la promo del giorno.
è un'occasione che trovate sul nostro sito www.dimanimano.it. Oggi c'è questo tappeto Karabakh, Caucaso, in lana, nodo fine e a fabbricazione manuale. Non l'abbiamo aperto tutto perché è lunghissimo, sono 4,54 m per 1,58 m di larghezza. Il suo prezzo sarebbe di 1200 euro e è in promozione, pensate, a 840 euro. Mi spingo oltre, se mi contattate oggi c'è anche la spedizione gratuita. Detto ciò, niente, vi saluto e spero che vi sia piaciuto il video. Ovviamente ricordatevi di mettere un bel like e ci vediamo la prossima settimana. Ciao a tutti!